Ciao ragazzi, mi presento, sono Sigismondo Capriotti, designer a San Benedetto del Tronto. Oggi vi voglio parlare delle fedi. Alcuni brevi cenni storici. Partiamo dalle prime notizie che si hanno dello scambio di questi anelli come promessa di fedeltà e di amore. Le prime notizie si hanno ai tempi dei Germani, che usavano scambiare questi anelli come trasferimento di proprietà della propria amata sotto la propria giurisdizione. Questa tradizione di scambio di anelli poi è passata ai Romani, ai Celti, agli Ebrei e così via. Ma lo scambio degli anelli all'interno della cerimonia avviene soltanto nel tardo Medioevo. È proprio a partire dal XVI secolo che si hanno le prime testimonianze di incisione all'interno di anelli detti segreti, ma più che i nomi, cosa che invece adesso si usa nell'incisione delle fedi, si utilizzavano dei motti, delle frasi. La frase più conosciuta era quella: che l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Quod Deus coniuxit, homo non separe. E questa è la frase che veniva più usata. Poi, con l'andare avanti dei secoli, si hanno le prime incisioni dei reciproci nomi all'interno delle fedi, soprattutto nell'epoca vittoriana in Inghilterra. Quindi si arriva ai giorni nostri, dove l'usanza più affermata è quella di incidere il nome dell'uomo nella fede di lei e il nome della donna nella fede di lui, con la data. Alcuni aggiungono anche delle frasi che giurano eterno amore, tipo per sempre, eccetera. Ma perché la fede si infila all'anulare sinistro? Ci sono due credenze. La prima si rifà alla tradizione cristiana del prete benedicente, il quale, dopo aver benedetto il primo dito, il secondo dito e il terzo dito della mano sinistra nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, infila l'anello nel quarto, nell'anulare della mano sinistra. L'altra credenza invece si rifà a una tradizione forse più romantica, secondo la quale nella mano sinistra passa la vena che conduce direttamente al cuore. Fede scegliere, in che metallo, in che colore, sostanzialmente in due metalli, oro, bianco, giallo e rosa, mischiato anche fra di loro, e platino. La differenza sta nella loro struttura molecolare. Vantaggi e svantaggi di entrambi: il vantaggio del platino è sicuramente che il metallo non cambia colore, a differenza dell'oro bianco, e tende ad ammaccarsi molto più velocemente, quindi dopo poche settimane di indosso è già presenta diverse segni di usura, cosa che invece succede meno di frequente nell'oro, o comunque l'oro è soggetto ad usura ma dopo un lasso di tempo superiore a quello del platino. La fede simboleggia l'amore, quindi deve essere estremamente simbolica. Proprio per questa deve essere estremamente semplice, per differenziarsi dagli altri anelli di fogge di forme diverse. Deve essere riconoscibile. Il colore dell'oro può essere giallo, rosa o bianco. Diciamo che tradizionalmente ci sono diversi modelli. Nelle fedi chiamiamole classiche. Allora abbiamo la francesina, che è un mezzo tubolare di una forma quindi molto bombata, i cui grammi vanno dai 3 ai 5 grammi massimo. Tra le fedi classiche è quella più sottile. Poi abbiamo la fede classica, la mezza tonda cosiddetta, che è la regina delle fedi, e soprattutto in oro giallo è la più usata in assoluto. I grammi vanno dai 4 agli 8. Poi abbiamo la mantovana, che rispetto alla fede classica è un po' più larga e meno bombata. Poi abbiamo altre fedi, che qui abbiamo per esempio le comfort, è quella che è la fede più trendy del momento, la cui bombatura non solo è esterna come la fede classica, ma è anche interna. Questo per agevolare un po', diciamo, anche l'indossabilità a persone come l'uomo, poco avvezze all'uso degli anelli al dito. Poi abbiamo per esempio la fede Eternity, cosiddetta Eternity, dove i diamanti sono incastonati lungo tutta la circonferenza della fede, le più lussuose. La continuità dell'incastonatura è simbolicamente rappresenta l'eternità dell'amore. Sta nella bravura dell'orafo realizzare soprattutto i desideri degli sposi. Oltre alle fedi classiche, c'è tutta una varietà di fedi,
con brillantini, con diversi colori dell'oro, che tendono un po' a soddisfare i svariati desideri della coppia degli sposi. Da ricordare è il WebWed è una piattaforma web dove anche gli sposi possono realizzare le proprie fedi attraverso l'incisione dell'impronta digitale di ognuno dei due sulla fede reciprocamente. Di superstizioni e dicerie sulle fedi. La più conosciuta è quella secondo cui se una giovane nubile indossa anche per alcuni secondi una fede non sua, dovrà attendere parecchi anni prima di sposarsi. Un'altra diceria, un'altra superstizione è quella secondo la quale se si gioca con la fede, soprattutto si tende a farla roteare sul tavolo, questo è sinonimo di voglia di cambiamento, probabilmente voglia di cambiamento anche del partner. E una vecchia usanza, soprattutto nel fine dell'Ottocento, era quella di vegliare la fede per tutta la notte precedente il matrimonio, forse per paura di ruberie. Infine, un'ultima avvertenza dedicata alla sposa. Mi raccomando, la sposa deve entrare in chiesa con le mani completamente libere. Questo per poter indossare la fede alla mano sinistra. L'eventuale anello di fidanzamento precedentemente ricevuto potrà essere mostrato al ricevimento dopo le nozze, preferibilmente indossato nella mano destra. Bene, tutorial sulle fedi è finito, spero che vi sia piaciuto. Grazie a tutti per la visione. A presto. La 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 la.